Innanzitutto benvenuti a questo appuntamento che ci ritrova insieme settimanalmente. Abbiamo fin qui condiviso una serie di riflessioni in quello che è il contenitore di credenti in costruzione, perché l'obiettivo di queste nostre meditazioni è quello di aiutare ogni credente a crescere, non tanto in una formazione, ma crescere in quella che è una conoscenza che renda più stabile, più forte la propria fede. E nel pensare al tema da poter condividere insieme a voi in questa sessione, mi sono un pochettino guardato attorno e accade di solito quando ci sono delle dipartite di persone, di amici, di conoscenti che non appartengono alla fede cristiana nasce sempre l'interrogativa ma che sarà dell'anima sua sarà stato salvato ma posso pregare per lui dopo la morte di cose simili e nello specifico abbiamo riflettuto quando abbiamo parlato del tempo successivo alla morte di Gesù uomo Abbiamo riflettuto su ciò che accade all'anima di ogni essere umano nel post-morte. Ciò che intendo riflettere con voi in questa sede è il tema della salvezza, partendo da un interrogativo. Chi è salvato? Io spero che ciascuno di noi possa dire io. Se io vi chiedo chi è salvato, prima di dire questo o quell'altro, ciascuno di noi abbia la consapevolezza e la prontezza della propria fede di dire io. Poi vediamo gli altri. Ciò che deve essere presupposto iniziale è che ogni credente possa dire, in virtù della conoscenza biblica, ma anche della sua esperienza di fede, io sono salvato, così come ebbe a che fare il barone di Candace con Filippo quando lungo il percorso no, di ritorno da Gerusalemme a un certo punto ebbe da domandare, scusa, ma che cosa mi impedisce di essere battezzato? Io ho ascoltato, credo in queste cose, ho fatto la mia confessione di fede, il battesimo non è altro un modo di dire io credo che Gesù Cristo è il mio salvatore, è lo testimonio con questo atto simbolico. Ma la mia domanda nasce da altri interrogativi, e forse sono interrogativi un pochettino spigolosi e che potrebbero dar fastidio a qualcuno, però in certi contesti mi vesto un pochettino da grillo parlante, quello lì della storia di Pinocchio, cerco di salire sulla spalla di qualcuno e di suggerire qualcosa all'orecchio. Ciò che suggerisco sono delle domande, sono delle domande rivolte alla Chiesa in generale, a una Chiesa che oggi appare molto globalizzata, in discorsi per certi versi anche universali e universalistici, dove tutto appare, appare, e sottolineo, appare uguale, e che viene proposto come... È tutto uguale, siamo tutti la stessa cosa, crediamo tutti nello stesso Dio, ma mettiamoci sotto il braccio, andiamo d'amore e d'accordo, tanto alla fine, tanto alla fine Dio ci tratterà tutti allo stesso modo. Davanti a questi pensieri che circolano insieme ad un'altra realtà che è la difficoltà, che oggi la Chiesa vive nel rapportarsi alle altre fedi religiose. Quando io parlo di Chiesa mi riferisco alla comunità cristiana in generale, alla difficoltà che si ha nel presentare la propria fede a persone che condividono altri credi religiosi e si ha quasi paura in un periodo in cui parlare di cristianesimo al cospetto di un islam non sempre tranquillo, ma purtroppo spesse volte violento, così come spesso anche il mondo cristiano è violento ma non lo ammette, perché con la violenza, con l'arroganza, con il voler imporre agli altri la propria fede non si arriva da nessuna parte. In questi contesti, io mi chiedo, mi chiedo insieme a voi, ma la Chiesa cosa sta predicando? Allora partiamo insieme da un testo che è la dichiarazione che leggiamo al capitolo 4, al verso 12 del libro degli atti degli apostoli, dove Pietro, portato insieme a Giovanni davanti al Sinedrio dopo la guarigione del paralitico alla porta Bella, ha da dichiarare la sua fede. E il verso 12 del capitolo 4 del libro degli Atti, invito a prendere ciascuno di voi la propria Bibbia perché queste riflessioni sono comunque delle riflessioni bibliche e ciò che noi mettiamo, diciamo, sul nostro tavolo, sono testi della scrittura che poi proviamo insieme a meditare, a confrontare anche con altri. Questo testo dice in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Se leggete dei versi precedenti vi accorgerete che Pietro sta parlando del nome di Gesù Cristo. E questo testo dichiara in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome. Dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. La vocazione della Chiesa è andate, predicate l'Evangelo ad ogni creatore. Qual è l'Evangelo affidato alla Chiesa? Qual è la buona notizia? Che Gesù Cristo è venuto, ma è morto e soprattutto è risorto. Questo è è l'Evangelo affidato alla Chiesa. E allora, cosa si sta predicando oggi? Temo che in certi ambienti si faccia fatica a predicare credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Dati di fatto, analizzando ambiti ecclesiali, dicono Piuttosto, che viene facile predicare. Dio ti ama. Hai una malattia, Dio ti sana. Hai un problema, Dio te lo risolve. Ma qual è il primo problema che Dio ha già risolto e che forse. Non si sente con veemenza annunciare da tanti pulpiti. Ed il testo di Paolo ci ricorda che tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma starà mica accadendo che una parte della Chiesa ha paura di predicare la salvezza in Cristo Gesù? per non scontrarsi con il pensiero degli altri che bisogna rispettare, che bisogna onorare. Tante volte per rispettare il pensiero degli altri si nega la propria fede e se non la si nega la si zittisce. È meglio, è meglio lasciare le acque chete, è meglio che andiamo tutti d'amore e d'accordo. Pietro e Giovanni per predicare la salvezza in Cristo Gesù sono finiti in prigione, non ci sono finiti solo loro, ci finiranno tanti altri ancora. E nel corso dei secoli uomini e donne hanno dato la propria vita per annunciare la salvezza in Cristo Gesù. Ma mi rendo conto che parlare in questi termini potrebbe dar adito a qualcuno che ci sta seguendo, di vedere in noi degli arroganti, dei presuntuosi. Oggi ritengo molto bello il pensiero proposto in una pubblicazione da un servitore, il cui nome è Chris Wright, in un libro il cui titolo è L'unicità di Gesù Cristo. Lui introduce tutto un discorso sulla persona di Cristo, analizzando ciò che è la nostra società e proponendo un esempio che... Io ho trovato in un certo senso spettacolare, bellissimo. Lui parla della società del supermercato. Tutti quanti noi sappiamo che cos'è un supermercato, tutti quanti noi siamo entrati in un supermercato, tutti quanti noi abbiamo vissuto la difficoltà quando siamo entrati in un supermercato alla ricerca di un prodotto. Facciamo l'esempio di comprare un pacco di cereali. Vai nella corsia dei cereali e tu ti aspetti di trovare il pacco dei cereali. Invece trovi un intero scaffale di cereali, tante scatole di cereali, cereali normali, quelli col cioccolato, quelli soffiati, quelli gonfiati quelli arrotolati, quelli con il miele, quelli senza lo zucchero, quelli di una marca, quelli di un'altra marca. Quindi di un prodotto te ne trovi di fronte 20, 30 e poi se il supermercato è un ipermercato te ne trovi 40, 50. E se non sei condizionato da una marca, se non stai cercando proprio un certo tipo di prodotto, davanti allo scaffale. Imbarazzo della scelta. Allora qualcuno potrebbe pensare di fare ammarama. Tiro a sorte. Chi non tira a sorte comincia a fare un'altra operazione. Guarda il cartellino e sceglie per il prezzo. Sceglie il prodotto secondo la propria tasca. Chi invece non è condizionato dalla tasca sarà condizionato dal packaging, la confezione più attraente, quella più accattivante. Ma al di là del prezzo, al di là del colore della scatola, al di là dei titoli e di tutte le belle frasi che potrei leggere sulla scatola, in tutte quelle confezioni ci sono cereali. Con la fede sta accadendo la stessa cosa. Oggi la gran parte delle persone vivono la fede self-service. Entrano nel supermercato, che potrebbe essere oggi la comunità di internet, ma può essere il mondo globale. Scelgono la scatola che più li aggrada, che più li convince. Ma comportarsi in questo modo appiattisce. Tisce la fede, non si può ridurre la fede ad una scatola di cereali dove è il pacchetto fuori a condizionare la scelta. Dobbiamo cominciare a tornare ad una fede che bada al contenuto, non a come viene proposta, perché tante volte ci sono delle banalità che vengono spacciate per Enormi verità dottrinali, ma sono confezionate in maniera così bella che quando la ritrovi nelle tue mani, sembra che abbia fatto la più grande scoperta del secolo, ma non stai stringendo altro che una tazza di acqua calda, ben poca cosa. Allora, quando parliamo di fede, quando promuoviamo la nostra fede, quando testimoniamo la nostra fede, bisogna uscire fuori da questo tipo di logica: che tutte le fedi sono uguali, che tutti siamo uguali e che alla fine c'è un solo Dio, così come c'è un solo cereale che viene lavorato in tante maniere diverse. Perché se la proposta di fede ragione in questi termini non stupisce che ci sono chiese che una volta ogni tanto una volta alla settimana contano centinaia migliaia di persone che finita la riunione non si conoscono non si vedono non praticano più la loro fede oppure queste persone alla minima difficoltà, al minimo problema, al minimo disguido o discussione con un altro membro della comunità voltano le spalle e fanno come quello che va al supermercato, non è soddisfatto del prezzo, non è soddisfatto del commesso, e sa, e dice sai che cosa c'è di nuovo? I soldi sono i miei, vado a comprare da un'altra parte. Il vero problema è che la predicazione dell'Evangelo deve produrre un cambiamento nella vita delle persone. Se non c'è quella che la scrittura definisce conversione, se non c'è un rinnovamento dell'individuo, se la fede resta il pacchetto dei cereali da consumare, nel momento in cui uno ne ha bisogno, ne ha voglia o ne sente lo sfizio, non ci sarà mai la conversione. E allora parliamo di salvezza legata alla conversione. Essere salvati non vuol dire entrare in un determinato supermercato dove il supermercato rappresenta una certa chiesa, una certa etichetta di chiesa. Non rappresenta una certa religione. La salvezza di Cristo Gesù, ciò che la Bibbia annuncia, ha a che fare con la nostra conversione. Ma parlare di salvezza, cosa vuol dire? All'inizio, nel darvi il titolo, vi ho posto la domanda chi è salvato. E ciascuno avrà potuto dire, io credo di essere salvato. Qualcun altro avrà pensato, ma ah, chissà, forse non lo so, non so sicuro. Qualcun altro avrà detto Signore fa tu. E si è affidato totalmente alla misericordia di Dio. Il nostro parlare di salvezza ha a che fare con una condizione spirituale, ma se noi parlassimo di salvezza legata alla vita, quindi, alla vita terrena, alla vita fisica di un individuo. Quando è che si parla di salvezza? Quando questo soggetto sta rischiando di morire. Uno che sta per morire ha bisogno di essere salvato, o se preferita, ha bisogno di essere aiutato. E chi sta annegando, che grida aiuto affinché sia soccorso è tirato fuori dalle acque. Quindi quando noi parliamo di salvezza, questo tema, questo concetto, questi insegnamenti ci dice che c'è bisogno che qualcuno venga salvato. Io prima vi citavo un testo di Paolo che dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma nel Vangelo di Matteo, al capitolo 9, al verso 12, Gesù dice che non è il medico che ha bisogno di essere curato, c'è cioè, l'ammalato, ha bisogno del medico per essere curato. Quindi ci deve essere un bisogno, ci deve essere la consapevolezza di essere ammalato. Non solo c'è una condizione di bisogno, quale può essere la malattia, Spirituale, perché il peccato rappresenta una malattia spirituale, è quella che tante volte viene paragonata alla lebbra di Nama nel Sira. E occorre che uno venga immerso nella grazia di Dio per essere redento e rinnovato. Ma la scrittura ci dice che Gesù Cristo è anche il nostro avvocato, perché colui, colei, coloro che sono sotto il dominio del peccato sono accusati dall'accusatore delle anime nostre. Il peccato è una colpa, è un peso, è un indizio, è un reato che ci dice che noi saremo sottoposti al giudizio di Dio. E quando uno è sottoposto a un giudizio perché è stato reputato colpevole, seppur colpevole la giustizia umana gli affida un avvocato, anche colui che ha fatto ammissione di colpa si affida un avvocato per beccare la pena quanto più piccola possibile. Per cui anche spiritualmente noi abbiamo bisogno di un avvocato. Che ci, diven ci difende al cospetto di Dio nostro giudice. E questo avvocato, la Scrittura dice, ci è stato dato ed è Gesù Cristo, colui che ci difende al cospetto di Dio. La parabola del figliol prodigo, credo la ricordiate la maggior parte di voi, racconta di un figlio che lascia la casa. Del padre benestante, si fa dare la sua dote, se ne va lontano dalla casa del padre, sperpera questi beni. Si ritrova a pascolare i porci, a mangiare le carrubbe dei porci e a desiderare di poter tornare nella casa del padre. Nel momento in cui matura che nella casa del padre c'è accoglienza e gli basterà essere trattato come l'ultimo dei servi del padre, matura una decisione, la decisione di tornare a casa. Quando decide di tornare a casa? Quando è finito con la faccia nel fango, quando si è sentito perso in mezzo ai maiali. E spiritualmente l'individuo, il soggetto che matura l'idea di essere ritrovato da Dio, deve prima scoprire di essere perduto. Facevo in questi giorni una considerazione che ho condiviso anche con altri credenti, e l'ho fatta anche sulle pagine dei social network, a me collegati, che non ci può essere una vittoria. E non si può assaporare il gusto di una vittoria se non si passa per l'amarezza della sconfitta. E quando si è stati sconfitti, e il peccato rappresenta una sconfitta per l'essere umano, il peccato non è la sconfitta di Dio, la trasgressione, la ribellione, tutte quelle azioni che allontanano l'uomo da Dio testimoniano la propria sconfitta. Sconfitta, ma in ogni sconfitta, così come dice un proverbio popolare, è inutile versare lacrime sul latte versato, è inutile stare lì a piangere. Ma una volta presa coscienza del danno, dell'errore commesso, occorre ripartire. E il peccato ha reso l'uomo incapace di relazionarsi a Dio. La Bibbia ci dice che Gesù Cristo è il mediatore tra noi e Dio. Che Gesù Cristo è il ponte. Anzi, Gesù ha detto una cosa diversa. Ha detto io sono la via. Poi ha detto io sono la vita. E poi ha anche detto io sono la verità. È su questa verità che nascono molti problemi, è su questa verità che la Chiesa deve trovare il coraggio di continuare a predicare che Gesù Cristo è la verità. Per le cose che vi dicevo all'inizio, si predica che Gesù è la via che porta al cielo, si predica che Gesù è colui che ci ha dato la vita. Ma riusciamo a predicare che Gesù è la verità con l'articolo determinativo, la verità? O facciamo come ebbe a che fare Pilato? Quando si ritrovò Gesù di fronte, che cosa chiese Pilato a Gesù? Non gli chiese chi è la verità. Mi chiese che cos'è la verità. La nostra società continua a dire che la verità è una cosa opinabile, è un qualcosa di soggettivo, ciascuno può avere la sua verità. Non esiste una verità assoluta. A me piace molto un racconto rabbinico che mi sovviene in questo momento dove la verità viene rappresentata al cospetto di Dio come un pezzo di vetro o di porcellana che va in frantumi al cospetto di Dio. E nessun essere umano possiede tutti i pezzi di questo mosaico, di questo vetro. C'è chi ne ha uno, chi ne ha due, chi ne ha tre. E allora qualcuno potrebbe dire ci sono più verità. No, la storia rabbinica dice che c'è una sola verità in tanti pezzi. Gesù dice io sono la verità e coloro che credono in lui non avranno mai l'arroganza e la presunzione di dire io ho tutta la verità perché la verità di Cristo Gesù che ciascuno di noi ha realizzato, ha raccolto o ha compreso, è limitata all'esperienza che ha fatto, è limitata alla rivelazione che ha ricevuto, è limitata all'opera che lo Spirito ha depositato in ciascuno di noi. Nessuno di noi può dire io ho Cristo nel senso di possederlo, di controllarlo, di conoscerlo pienamente. Piuttosto la scrittura ci dice che noi siamo nascosti in Cristo. Non è Cristo nascosto in noi. Non è la verità di Cristo nostro dominio, ma è la sua verità che dovrebbe avvolgere il nostro essere e il nostro stato di vivere. Torniamo alla salvezza. Quindi se l'uomo, inteso come umanità, è destinatario dell'opera di salvezza di Dio e quindi è soggetto che ha riconosciuto di aver bisogno, di essere aiutato, di essere difeso, di essere curato, di essere ritrovato. C'è bisogno di qualcuno che operi questa salvezza. Se c'è chi grida aiuto... C'è bisogno del soccorritore, se non hai voglia di gridare aiuto, se non c'è qualcuno che possa venirti ad aiutare e portare risposte. E infatti noi dichiariamo, crediamo, che Dio, per mezzo di Gesù Cristo, testimonia due cose. Che Lui è in grado di salvare, ma ancora di più, che Lui vuole salvare. Giovanni 3:16 dichiara: Dio ha tanto amato il mondo. Dio ha tanto voluto salvare il mondo. Dio ha tanto voluto far del bene all'umanità che ha mandato il suo unigenito figlio affinché chiunque Quindi l'opera di salvezza non è limitata a qualcuno. Non è limitata a un tempo ristretto nella storia del mondo, ma il Vangelo di Giovanni dice affinché chiunque, io, te, noi, loro, essi, quelli che conosciamo, quelli che non conosciamo, quelli prima di noi, quelli dopo di noi, chiunque, ma il testo continua, avrà creduto. Ma avrà creduto che cosa? Cosa? Vi ricito il testo. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, non sia perduto ma abbia vita eterna, non sia perso ma sia salvato, non muoia ma viva. E Gesù dirà, chiunque crede in me non morirà già mai, anzi seppur morto, egli è passato dalla morte alla vita eterna. E questo ci testimonia cosa Gesù intendeva quando lui diceva, io sono la vita, ma credere in lui vuol dire credere che egli è la verità. Come si fa a credere che Gesù è la verità quando attorno a noi ci sono tante proposte di verità? E davanti a tante proposte di verità, così come nel supermercato ognuno è costretto e dico costretto tra virgolette prima o poi a, a prendere una scelta e c'è anche la scelta di chi davanti a, tra, a tante proposte di fede o se preferite di religione dice io scelgo nulla anche il nulla è una scelta anche chi dice di non credere in realtà sta credendo cosa sta credendo crede di non credere ma comunque crede, sta credendo in qualcosa, sta assumendo una posizione, si sta schierando da una parte. C'è salvezza solo in Cristo, c'è salvezza fuori di Cristo. Ci può essere salvezza anche senza aver conosciuto Cristo. Ci sono tre schieramenti, più che schieramenti sono tre posizioni. C'è chi dice che Gesù è al centro di ogni cosa. Questa è una posizione definita esclusivismo, dove Gesù è al centro di questo pensiero. Il pensiero qual è? Che solo Gesù è la verità. Solo in Gesù vi è la salvezza. Dio si è rivelato a noi per mezzo di Cristo Gesù. Fuori di Cristo non c'è salvezza. Noi leggevamo Atti 4.12, non vi è altro nome sotto il cielo nel quale si possa essere salvati. Questo dichiaravano Pietro e Giovanni. Questa è stata la predicazione della Chiesa. Questa posizione traccia una linea netta tra la fede in Cristo e la fede in altre religioni o ideologie. Puoi credere qualsiasi altra cosa, ma secondo questa posizione, se non credi in Gesù non potrai essere salvato. Poi c'è una posizione che è un pochettino più più mite, dove la linea di demarcazione tra Cristo e le altre fedi non è più netta, ma comincia ad essere leggermente ondulata, flessibile. Questa è la posizione dell'inclusivismo, quella di prima era esclusivismo, cioè solo in Gesù si può essere salvati. La posizione inclusivista dice che anche in Gesù vi è la salvezza, per cui vi è salvezza nell'Islam, vi è salvezza nel Buddhismo, vi è salvezza nelle altre religioni, vi è salvezza in altre ideologie, perché Dio è uno. E questo è il pensiero che si concretizza in quello che è l'universalismo, che alla fine c'è un unico Dio che amministra la salvezza. Questa è la posizione che porta tanti a dire di fronte ad amici che non hanno dichiarato Gesù come proprio personale salvatore, a dire ma vuoi vedere che Dio... Allora, una cosa è avere una posizione non rigida e credere in quello che la Scrittura dice che il salvare appartiene a Dio e quindi che la salvezza non è frutto dell'adesione a una serie di dottrine, che la salvezza non è conseguenza di una dichiarazione di fede, che la salvezza non è il premio per aver sottoscritto un contratto. Che la salvezza non è la ricompensa di chi vive facendo del bene e quindi compiendo delle opere pie e di misericordia, perché secondo la scrittura la salvezza, la vita eterna, è un dono della grazia di Dio, per cui nessun essere umano la può conquistare: perché se c'è individuo che può conquistare la salvezza, Cristo è morto in vano poteva anche risparmiare Dio di mandare a morire il suo unigenito figlio. Dava a tutti quanti noi un bel vademecum delle cose da fare, ma siccome il vademecum era stato dato nella legge dell'Antico Testamento, che in un certo senso aveva fallito, perché? Perché aveva dimostrato che l'uomo era fallace, che era incapace. Di rispettare appieno quella che era l'intenzione di Dio. Per cui quella legge che era stata data per aiutare si era ritorta contro perché quella legge che doveva aiutare era diventato strumento di condanna davanti alla quale non c'erano pecore, non c'erano capri che potevano espiare. Però Gesù Dice l'Epistola agli Ebrei, è diventato espiazione, è colui che si è caricato. Secondo l'Antico Testamento, periodicamente, o quando si facevano i sacrifici, che cosa accadeva? Che il sacerdote, che rappresentava l'individuo che andava a lui o il popolo, metteva le sue mani sull'animale sacrificale e riversava su di lui il peccato, quindi c'era un trasferimento dal peccatore a quella che diventava la cavia, l'espiazione. Gesù invece ha fatto cosa diversa, se li è presi lui, nessuno di noi ha dato il proprio peccato a Gesù, ma è Gesù, dice la scrittura, che ha preso il nostro peccato che si è caricato dei nostri peccati. Per cui Gesù non è diventato espiazione, Gesù si è fatto espiazione in maniera volontaria, consapevole, egli si è caricato del nostro peccato e ha dato il suo sangue per espiare le nostre colpe alla giustizia di Dio. Vi dicevo dell'esclusivismo. Vi dicevo dell'inclusivismo che diventa poi universalismo, ma poi c'è un'altra posizione, quella del pluralismo, dove Gesù va silenziosamente a sparire. Dio è unico, Dio è uno, non serve credere in Gesù, crediamo in Dio, siamo tutti figli di Dio. E quindi sparisce la signoria di Cristo, del quale la scrittura dice che Egli è il capo e compitore della nostra fede, che Egli è la pietra del cantone, che Egli è colui che è il capo della Chiesa, Egli è colui nel quale vi è salvezza. Allora ci accorgiamo che a volte, senza volerlo, Lasciamo che la nostra predicazione sia condizionata dai pensieri che ruotano attorno a noi. E in una società pluralista. Quante volte sentite dai media o leggete in tante pubblicazioni che siamo in una società pluralista che bisogna tener conto degli altri. E non bisogna avere posizioni che vadano ad offendere gli altri. Ribadisco, il rispetto degli altri non è la negazione della propria identità di fede. Pietro e Giovanni hanno fatto la loro dichiarazione di fede senza offendere coloro che erano davanti a loro. Il rispetto dell'altro esige che il rispetto che io offro a chi pensa cose diverse dalle mie, così come io rispetto lui o lei, mi aspetto di essere rispettato allo stesso modo. Ma qui sembra che siamo sempre noi a dover rispettare gli altri e poi gli altri fanno di noi quello che vogliono. Allora, qui le cose stridono, fanno fatica ad andare assieme. La fede non deve mai diventare ragione di contesa, la fede non deve mai diventare strumento per offendere gli altri. Ma la fede rappresenta l'identità di ciascun individuo sulla faccia della terra. E ciascuno in una società pluralista in una società liberale. Una società democratica deve essere rispettato per quello che egli crede ma se è rispettato per quello che lui crede sarà rispettato se lui rispetta gli altri. Cioè, un dare è un avere. Un avere è un dare nei confronti degli altri. Ma torniamo al nostro argomento salvezza, chi è salvato? Al di là di quello che chi non è cristiano crede o pensa, dei tanti paradisi che le religioni disegnano, chi è cristiano, perché crede nelle cose insegnate nella Bibbia, non può prendere gli insegnamenti della Bibbia e anacquarli con gli altri pensieri o le altre ideologie. A quel punto è meglio chiudere la Bibbia e pensare quello che pensano gli altri. Ma se vogliamo credere nella scrittura, la scrittura dice che non c'è salvezza senza il ravvedimento. Vorrei leggere con voi pochi versi nel Vangelo di Luca, al capitolo 13, i versi da 1 a 5, dove Facendo riferimento a un episodio e a un fatto di cronaca, Gesù dà un insegnamento, ma soprattutto distribuisce una verità forte. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. C'era stata l'uccisione da parte di Pilate, quindi dell'impero romano, di un gruppo di Galilei mentre offrivano i loro sacrifici. Egli rispose loro, pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose? C'è l'atteggiamento di pensare che chi muore per la propria fede, che chi viene martirizzato, è perché è un colpevole, merita quello che gli è stato fatto, quello che gli è successo. E Gesù domanda, ma credete realmente questo? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Non state a fermarvi a un evento di cronaca, prendete coscienza di questo fatto che agli occhi di Dio senza ravvedimento c'è la morte. E l'Apostolo Paolo scriverà ai Romani che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Chi vive lontano da Dio, chi non si ravvede, perirà. Ma cosa vuol dire ravvedersi? Ricordate nella storia di Giovanni il Battista che la sua predicazione, il suo grido alla gente del suo tempo qual era? Ravvedetevi, e poi c'erano epiteti quasi offensivi: razza di vipere. Perché razza di vipere? Stava parlando di bugiardi, di menzogneri? Perché razza di vipere? Qual è la prima cosa che è entrata nella scena dell'umanità con la trasgressione dei nostri progenitori? Il peccato trova la sua manifestazione nella menzogna, che non è la menzogna che il serpente dice ad Eva, perché se leggete il testo, il serpente non è bugiardo è Eva che è menzognera nelle cose che dice al serpente è la menzogna è l'atto principe di ribellione a Dio ed è per questo che l'apostolo scriverà che il padre della menzogna è il diavolo e quindi i figli di Dio essendo figli di verità Saranno lontani dalla menzogna. Vi dico, se non vi ravvedete, perirete. Se non vi ravvedete, se non c'è una presa di coscienza che si è proiettati alla perdizione, uno dice no, la strada che sto percorrendo mi porta alla perdizione. Ma basta fare questo? Allora, facciamo l'esempio, che iniziate un viaggio, dovete andare in un determinato posto e il vostro viaggio è raggiungere la vita eterna in Cristo Gesù al cospetto di Dio. Questo è il viaggio che è dato a ciascuno di noi di compiere. Lungo il viaggio ci accorgiamo a un certo punto che abbiamo sbagliato strada. E Gesù dirai in un racconto che ci sono due strade. Una larga, spaziosa che mena alla morte, un'altra stretta, porta stretta e via angusta che mena alla vita. Quando uno si accorge di stare sulla strada spaziosa e frena dice "U caspita ho sbagliato strada, basta fermarsi. Il ravvedimento è prendere coscienza e accorgersi che si sta andando lontani da Dio, ma non basta. Quello è il punto di partenza per poi passare alla conversione, al cambiamento, alla metanoia, al prendere la strada giusta che non si stava percorrendo. Non c'è salvezza senza ravvedimento e senza conversione. Ecco perché all'inizio vi dicevo, com'è possibile che ci sono tante chiese, tante comunità? Dove improvvisamente spariscono decine, centinaia, migliaia di credenti, o uomini e donne, che ieri erano pronte come l'apostolo Pietro, non ancora apostolo, al cospetto di Gesù a dire: Io sono pronto a dare la mia vita per te. E il giorno dopo a dire: Quando ma io? Non, non l'ho mai visto, non l'ho mai conosciuto, mai ci sono uscito, non ho mai avuto nulla a che fare. Com'è possibile? Io non trovo altra spiegazione che non c'è reale conversione. Perché chi si è convertito, chi ha cambiato strada, chi ha gustato il dono di Dio, chi ha cominciato a camminare nella presenza, nella grazia, nella pace di Dio, come potrà rinnegare il dono di Dio? Come potrà? inchiodare Cristo un'altra volta alla croce, come potrà offendere e quindi bestemmiare nei confronti dell'amore di Dio dopo che uno ha preso coscienza, non per opera personale, ma perché lo Spirito Santo lo ha convinto di peccato, gli ha presentato il giudizio di Dio che era davanti a lui e quindi lo ha fatto frenare. Lo Spirito Santo ci fa frenare, ma lo Spirito Santo non converte nessuno di noi. La conversione è una scelta personale, è una ferma scelta individuale. Non possiamo demandare a Dio ciò che è responsabilità nostra. L'Apostolo Paolo è caduto sulla via di Damasca, l'Apostolo Paolo è diventato cieco, ma è l'Apostolo Paolo che ha scelto poi dopo, chiedendo ad Anania di essere battezzato. Perché il battesimo questo rappresenta il momento in cui uno dice io decido, io scelgo, così come fece il barone di Candace che vi ho menzionato prima, il momento in cui uno fa la sua... Scilt, il momento in cui uno mette la mano all'aratro di Dio e comincia a lavorare nella sua direzione. Quindi c'è bisogno di ravvedimento ma c'è bisogno di conversione. Com'è possibile il ravvedimento e la conversione? La Bibbia ci dice che è la fede. E la fede è l'elemento. Operante nella salvezza. Chiunque avrà creduto sarà salvato. Non c'è salvezza senza la fede. Credi tu e sarai salvato tu, e dopo la casa tua. Ma la fede da dove viene? Come la si raccoglie? L'Apostolo Paolo scrive ai Romani che dall'udire da la parola di Dio, che sia la fede. Ma il testo di Romani al capitolo 10 verso 17 continua e dice, come crederanno se non c'è chi predica? Come faranno le persone a convertirsi, a ravvedersi, se non c'è chi predica che Gesù Cristo è la via, la verità e la vita? Come potranno le persone credere se non c'è chi dice loro devi riconoscere Gesù quale tuo personale Signore e Salvatore. Ci vuole più coraggio nel pieno rispetto degli altri. Nessuno all'interno della Chiesa cristiana deve commettere gli errori del passato dove si è imposta la fede con la forza. Ed è quello che oggi stanno facendo altre religioni, altre ideologie, pensando che la fede sia qualcosa che si possa mettere addosso a un soggetto. La fede non è un abito. La fede è una fiamma, un fuoco che arde nell'interiore di un individuo. La fede che ci è stata insegnata, la fede che abbiamo ricevuto è la fede in Cristo Gesù, ma c'è bisogno di un elemento in particolare affinché il cristianesimo non diventi una religione, non diventi un pacco di cereali. Sapete qual è la cosa necessaria? Ed è questa. Lo faccio leggendo una parte finale del libro che vi citavo prima. E così dice a pagina 172, il mezzo più potente per comunicare la verità dell'unicità di Gesù non è tanto l'argomentare a suo favore, non servono tanto gli studi biblici citare tutti i versetti a memoria, metterli uno a fianco all'altro, dimostrare che Cristo è la salvezza come un teorema matematico. Ciò che è necessario è vivere come Lui. Qui è la crisi della Chiesa, qui è la crisi della predicazione, qui è la crisi di fede. Il voler trattare la fede come un pacco di cereali. Ma l'alimentazione ci dice anche che noi siamo quello che mangiamo, quello che ingeriamo, quello diventiamo. E quindi gli altri ci riconoscono e riconoscono il nostro stato di salute da quello che noi mangiamo. La cosa più bella è è che questa possibilità è aperta a ogni uomo, a ogni donna cristiana, a ragazzi e a ragazze. Non è la prerogativa di specialisti, di teologi, di accademici, di sacerdoti. Non si può lasciare la predicazione di Cristo in mano al clero. La predicazione della Chiesa, di Atti degli Apostoli, era vivere il cristianesimo. E quelli che li incontravano riconoscevano che quegli uomini, quelle donne, erano state con Cristo Gesù. Dio affida la verità della rivelazione della sua salvezza a testimoni. Atti degli Apostoli, capitolo 1, verso 8: Voi mi sarete testimoni. Non è che chi è salvato si mette la salvezza in tasca e chi si è visto si è visto, ma chi è stato salvato, chi è stato conquistato, è stato poi inviato, non a morire farcito di bombe. Voi mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi la salvezza è questione di tutti. La predicazione dell'Evangelo è qualcosa che riguarda tutti quanti noi. Però per predicare l'Evangelo abbiamo bisogno di una predicazione che vada in questa direzione. Consentitemi di leggervi questi altri quattro righi. Credere che gli altri sbaglino religiosamente non equivale a rifiutarli o a odiarli come esseri umani. Purtroppo ci sono religioni che odiano chi non crede le stesse cose. Abbiamo bisogno di carità quanto ne abbiamo bisogno di chiarezza. Abbiamo bisogno di amare misericordiosamente quanto di pensare chiaramente. Io vi lascio con questi quattro elementi che vorrei poteste trattenere nelle vostre mani. Carità e chiarezza. Misericordia e pensare chiaro, avere le idee chiare. Non lasciarsi confondere e quindi perdere quello che è il metro che Dio ci ha dato per essere riconosciuti. Riconosceranno che siete miei discepoli dall'amore che portate gli uni agli altri. La forza dell'Evangelo fino ad oggi è stata una predicazione misericordiosa, che non perdiamo mai queste coordinate. E una predicazione misericordiosa, io oso pensare e credere di più, sarà accompagnata dai segni e dai prodigi che accompagnavano la Chiesa di Atti degli Apostoli. Chiari pensieri, semplici, non hanno fatto disquisizioni teologiche gli uomini del Libro degli Atti degli Apostoli. Ci sono grandissime e potenti predicazioni che si riducono a questo. Credi in Gesù e sarai salvato. Ci sono miracoli: gente che viene liberata, ammalati che vengono guariti, indemoniati che vengono liberati. L'ultimo capitolo di Marco si chiude. Andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatore. Chiunque avrà creduto, Sarà battezzato, sarà salvato. Ma il testo poi continua. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che credono. E allora io come credente insieme a voi mi domando, dove sono questi segni? Signore, donaci la grazia di essere una chiesa accompagnata da segni, ma segni che seguono l'aver predicato la salvezza in Cristo Gesù. Naturalmente il tempo a nostra disposizione è limitato per entrare nelle disquisizioni nei confronti religiosi, ma io saluto gli amici che non sono credenti nel senso di cristiani dicendo questo, noi vi amiamo e vi rispettiamo, ma la nostra esperienza di fede ci attesta che eravamo perduti quando Gesù moriva per noi. E quando abbiamo ascoltato l'Evangelo, i nostri occhi si sono aperti, il nostro cuore si è allargato, abbiamo fermato il nostro vagare e ci siamo voltati verso di Dio. E seguendo le orme di Cristo Gesù stiamo camminando verso Dio. Siamo felici, onorati di questo viaggio. Se volete aggiungervi a noi, saremmo ben felici di avervi con noi. Se volete continuare a percorrere la vostra strada, noi abbiamo creduto di essere salvati in Gesù, ma crediamo anche, così come dice la Bibbia, che il salvare appartiene a Dio. Lui è sovrano, è giusto, è il giudice superno per decidere quello che vuole. Oggi io credo in ciò che la Bibbia... Mi dici, e credo che Dio non è bugiardo, per cui questa verità la conserviamo nel nostro cuore. Dio vi benedica.